Corre sul web l'iniziativa di Alessandro Melchiorre, compositore e pianista abruzzese, che in attesa dell'uscita del suo primo album pubblica online i videoclip dei suoi brani originali, valorizzando i borghi d'Abruzzo. Nato a Penne nel 1993, Alessandro Melchiorre consegue nel 2014 il diploma in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Il suo curriculum si arricchisce presto di una laurea in filosofia all'Università D'Annunzio di Chieti nel 2017. Autore in passato anche di altri progetti simili, il giovane pianista abruzzese che compone musica dall'età di 15 anni, con quest'ultima iniziativa ha deciso di omaggiare l'Abruzzo attraverso una suggestiva unione di musica e paesaggi, intraprendendo un racconto sonoro dei borghi in un percorso a tappe. Il progetto nasce dall'incontro con la natura dell'Abruzzo e la mia musica, perché sono vissuto in questi luoghi, li ho vissuti personalmente, ho cercato di riscoprire la bellezza dei nostri borghi e dei loro paesaggi attraverso le mie note. Questo progetto anticipa l'uscita del tuo primo album da compositore per pianoforte solo. L'album dovrebbe uscire subito dopo l'estate, raccoglierà circa 12 brani. Questi brani sono stati composti nel corso degli anni perché ho cominciato a scrivere musica quando già frequentavo il conservatorio, intorno ai 14-15 anni. E nel corso degli anni ho raccolto alcune composizioni che sono nate proprio ispirandomi durante le mie passeggiate di ritrovo, diciamo, nella natura. Platone diceva che la musica è la migliore medicina dell'anima e penso che nella vita fare esperienza della musica significa fare esperienza di qualcosa che può salvarci.